dottoressa Muraca, in occasione di questo convegno, di questa giornata dedicata esclusivamente a fibromialgia, questa patologia sommersa e invalidante, qual è il ruolo del medico, anche quello di instaurare una relazione anche empatica con il paziente, si può dire così? Assolutamente sì, il ruolo del medico di medicina generale rispetto a tutti gli altri medici è un ruolo cruciale, fondamentale. Uno perché deve andare a intercettare tutti quei sintomi, sentinella, che ci aiuterebbero in una diagnosi precoce di questa patologia. Pensiamo al fatto che più delle volte i pazienti fibromialgici hanno un ritardo diagnostico di almeno dai 2 ai 7 anni. Questo perché a volte non viene intercettata, non viene sottovalutata, sottodiagnosticata. Il medico di medicina generale è il primo interlocutore del paziente con dolore, del primo interlocutore soprattutto del paziente fibromialgico. Quindi noi abbiamo un ruolo fondamentale e strategico per riuscire a intercettare questi pazienti e per fare del loro una presa in carico globale importante, proprio per riuscire a rendere visibile questa patologia invisibile e per dar voce al grido del silenzio, del dolore che questi pazienti hanno. Quanto è invalidante? Purtroppo tantissimo. Pensiamo al fatto che questi pazienti a volte non possono, non riescono ad andare al lavoro proprio per questa sensazione di stanchezza cronica, di annebbiamento mentale, di dolore cronico, invalidante che li costringe a stare nel letto. E non sono nemmeno tutelati perché la fibromialgia non è una patologia riconosciuta, non rientra ancora nei LEA. E quindi questo purtroppo porta questi pazienti a non avere un riconoscimento, un loro diritto, che in realtà hanno. Dottore Coaccioli, quest'oggi è una giornata interamente dedicata alla fibromialgia, che è una patologia sommersa, insomma, diagnosi e cura. Ci illustra un po'. La fibromialgia è una sindrome innanzitutto molto complessa, va conosciuta, va studiata perché i pazienti, soprattutto che appartengono al genere femminile, presentano una varietà di sintomi molto, molto vari, molto numerosi e quindi necessitano di un medico esperto, il primo dei quali deve essere, non può che essere, il medico di medicina generale che magari indirizzerà verso uno specialista che si dedica alla diagnosi e alla cura della fibromialgia. Quali sono i dati, insomma, gli ultimi dati che fornirete quest'oggi a proposito della patologia? Innanzitutto i dati epidemiologici, in Italia si stima che ci siano circa dai 3 ai 5 milioni di donne con fibromialgia, questo comporta non solo ovviamente una sofferenza personale, ma anche una spesa in termini di ore perse di lavoro, di giornate perse lavorative, quindi un costo socio-economico non solo personale ma per tutta la società. Chiaramente patologie invalidanti, no? È una patologia invalidante che oggi stiamo cercando insieme a dei volenterosi uomini politici di introdurre nei livelli essenziali di assistenza. Fibromialgia è una patologia sommersa, peraltro molto invalidante. Quest'oggi è una giornata dedicata esclusivamente a questo. Sì, una giornata molto interessante anche perché diciamo, quasi per la prima volta diversi stakeholder che si occupano di tale problema si sono messi insieme e hanno coinvolto anche i pazienti, proprio per dare testimonianza del fatto che finalmente i pazienti non sono più non visti e non ascoltati. La fibromialgia sì, è una patologia molto spesso invalidante, sia a livello fisico, mentale, ma anche a livello sociale. Quindi è una malattia molto complessa, che cambia radicalmente la vita di chi è affetto e anche di chi sta accanto a chi è affetto. Grazie. Si parlava di patologia invalidante, oltre che sommersa, insomma, ancora. Di conseguenza è fondamentale fare confronti. Io sono qui in veste di esperta di comunicazione in ambito sanitario perché a maggior ragione già la relazione tra medico e paziente diventa determinante in qualsiasi patologia, a maggior ragione in questa dove bisogna fare emergere l'invisibile e renderla visibile, per cui il paziente ha proprio bisogno di essere ascoltato, di essere compreso. Abbiamo un ambulatorio ospedale alla Lezia Terme, dove siamo aperti tutti i giovedì dalle 10 alle 12, proprio per dare informazioni ai pazienti che soffrono di fibromialgia,
che purtroppo non trovano il medico giusto, non sanno magari che cos'è, o magari non hanno semplicemente neanche la diagnosi e non sanno da quale medico doversi rivolgere. E quindi noi diamo informazioni in merito, ma anche del materiale gratuito per potersi informare. Ovviamente noi facciamo parte dell'associazione a livello nazionale, dell'Associazione Italiana Sindrome di Fibromialgia, con noi. Qui presente oggi la nostra vicepresidente Giusy Fabio.